già è difficile salvarsi. Ma questo è, io dico, non è il nostro avversario, quando è la squadra avversaria. Bisogna creare un blocco unico per raggiungere l'obiettivo. Quello che è successo in altri ambienti. Poi devo parlare, e quindi se qualcuno si diverte a fare, a lavorare, sta lavorando molto bene, gli faccio i complimenti, già dall'anno scorso. Per cui, allora, su queste situazioni bisogna essere chiari. Noi, l'obiettivo è quello della salvezza, e se si raggiunge all'ultima giornata dobbiamo esserne fieri. Perché? Perché sotto gli occhi di tutti, quando le neopromosse arrivano, c'è una difficoltà oggettiva. Lo vedete la classifica, è quella dimostra, negli altri anni è stato così, non siamo a 20 punti, non siamo assolutamente a 20 punti, che può sembrare un discorso. Ma i numeri non vi condannano ancora, chiaro, chiaro che se uno parla 15 sconfitte sì, però qualcun altro ne ha fatte 14. Non si vince, sì, però qualcuno ne ha fatto qualcuno in meno. E allora, in questo bisogna essere un tutt'uno, perché questo è, per me è molto più semplice abbandonare in questa situazione di criticità, di pressione. No, invece per me è una grande palestra affrontare questo tipo di lavoro in queste condizioni e raggiungere il risultato. Ne esco rinforzato. Ma quello fuori dubbio, mister. Ecco. Quello fuori di dubbio, dico, per te, è una grande palestra di vita. Allora, il discorso poi di tutto quello che c'è intorno è passare poi dalla parte, e l'anno scorso la parte del mollo, va bene, mi sta bene, io lo faccio volentieri. Poi non voglio usare altre frasi che vengono dette, perché non sono volgare, voglio essere volgare, però poi a tutto c'è limite. C'è una società che lavora negli ultimi 5 anni, mi sembra, 4 anni, infatti. Ma poi, i risultati lo dicono. Quindi c'è qualcosa, non è che è una società solida, ai giocatori non manca assolutamente nulla, lavoriamo nelle migliori condizioni, di altissima professionalità, in un ambiente, sì, da piccola squadra, ma tutto quello che crede intorno è di una squadra di alto livello, e questo dovete esserne fieri, voi che lavorate, gli addetti ai lavori e anche i tifosi. Il discorso di lavorare all'antistadio, noi siamo venuti adesso per una difficoltà del sintetico, è diventato un problema per alcuni miei giocatori, e io rischiavo di perdere qualche giocatore alla rifinitura, ahimè, per avere l'appoggio dei tifosi. Ma questo deve essere, non è assolutamente creare un distacco con la città, perché avevo alcuni giocatori con dei problemi tendini che possono rischiare di perdere. Io in queste condizioni perdere un giocatore per fare una rifinitura al sintetico, sinceramente, mi sembra una situazione azzardata. Fici, comunque, per chiudere il concetto, il clima ostile che tu e voi sentite allo stabilimento? No, perché è già la domanda che è posta male, perché non è che sembra, io la sento, cioè se uno prendi, lo porta a Bentegodi e a vedere una gara che non conosce nessuno, dice dove mi trovo, perché sembra che pecchia, dice ma che clima, quante volte l'anno scorso anche gli addetti ai lavori, Sky, i giornalisti mi facevano che clima che c'è, che era la prima volta che venivano allo stadio, perché se no qui facciamo la parte di dire che pecchia, e pecchia vede fantasmi. No, perché creare un clima di appoggio è un modo, creare un clima lì anche di silenzio è un clima surreale, perché è chiaro che ho visto contestazioni peggiori, io l'ho subite, e so, e neanche con uno stadio di 10.000 persone, con uno stadio di 50.000 persone, quindi lo so cosa significa vivere con condizioni, so pure come affrontare una gara quando vai in un clima che non è sereno per i miei giovani. Quindi contestate picchia, perfetto, bene, bene, ma sempre verso di me, lasciate stare i giocatori, questo è quello che bisogna creare. Picchia, bene, sotto l'occhio, va bene, ammazzatelo, distruggetelo, perfetto, la squadra no, la squadra deve vivere con l'entusiasmo, con il clima di affrontare le gare, non con il rischio di dire possiamo perdere qualcosa, no, perché voglio una squadra sbarazzina, una squadra che viva d'entusiasmo, di serenità, di affrontare le gare per giocare a calcio, perché non è una squadra navigata, una squadra di esperienza di poter affrontare, e posso garantire che anche i giocatori di una certa esperienza subiscono questo ambiente. Quindi non voglio creare, dire no, pecchia vive i fantasmi, tanto lo so cosa si dirà, ah vabbè perdiamo perché noi siamo critici, no, lo so, la prima reazione da parte di voi, no, si lamenta, si perde perché c'è il clima contro, no, lo sto dicendo, però questo è un dato di fatto. Dato il fatto che si respira e non è una situazione dire che vivo io sensazioni mie. Siccome adesso affrontiamo la partita fuori casa, con una squadra serena che affronti la gara,
Il dato, visto che mi piace tanti dati, la squadra ha fatto più punti fuori casa che in casa. In casa, sì. E l'anno scorso sul finale era lo stesso. E tecnico, tattico, boh, diamo un'interpretazione politica. Abbiamo recuperato due partite, noi 2-0 contro il Torino, se in casa non l'avremmo mai recuperata. Mai. Quella gara, quel tipo di gara non l'avremmo mai recuperata. Allora, questo è, se vogliamo creare, perché io sono convinto che possiamo fare, raggiungere l'obiettivo, perché la nostra portata abbiamo bisogno di un tutt'uno. Poi l'ho detto, non voglio costringere nessuno, non voglio convincere nessuno. Se c'è, bene, se no diventa sicuramente difficile. Un po' più complicato, ma non deve essere assolutamente, come l'ha detto benissimo il Presidente, non si perde per colpa dell'ambiente, ma abbiamo bisogno di tutti. Grazie, mister.